Senti che forza! Ciao, benvenuti, pubblico a casa, pubblico sul web, ovunque voi siate in questo momento. Cominciamo questa grandissima attività che è High School Game. Oggi siamo all'Istituto Fazzini, siamo a Grotta Mare. Senti Grotta Mare! Ma che roba! Vi presento le squadre, le nostre quinte. Allora, quinta C Geometry, il leader è Matteo, Matteo in piedi! Per la quinta B Turistico il leader è Laura! La quinta ASA, Giacomo! Poi ce ne andiamo al turistico, quinta turistico, Angie, team leader! Quinta B Geometry, Alessandro! E ultimo, ma non per questo meno importante, Massimo, quinta Geometry! 25 domande, vinca il migliore, giocate anche voi a casa, sarà molto divertente, le domande sono molto carine, i professori sono stati davvero molto molto generosi con voi studenti e anche con gli amici a casa, perché sarà facile, divertente giocare insieme. Prima domanda: cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera E mentre si è in un documento di Word? Si apre un foglio di Excel, viene ripetuta più volte la lettera E, si apre la finestra di stampa, si va su eBay, non succede niente. La risposta esatta era: viene ripetuta più volte la lettera E, semplicemente. Astenute tre quinte, una ma sbagliato. La pulsantiera più veloce guadagna più punti, quinta C Geometry. Allora, i nostri team leader sono tutti potenzialmente dei 100, mi hanno detto, quindi vediamo come si metteranno alla prova con queste domande. Domanda di letteratura e cominciamo subito con il vostro piano studi. La domanda è la seguente: qual è l'evento che ha più segnato la vita di Pascoli? La morte della madre, l'esperienza della prigione, l'uccisione del padre, la separazione della sorella Maria o la retrocessione dell'Ascoli in Serie C? Avete dei professori tosti. L'evento che ha più segnato la vita di Pascoli è stato l'uccisione del padre. Pulsantiera più veloce, la quinta B Geometry. Siamo tostissimi al Fazzini, domanda d'inglese. Vediamo un po' se siamo preparati o no. A debtor is someone who... Lì bisogna metterci qualcosa. Money to someone else. Cosa ci mettiamo? Gives, has, gets, delivers. O risposta numero 5, owes. Ta-da-da-da. Tempo è scaduto, andiamo a vedere la risposta esatta. Era owes. Oh! Un caporetto terrificante. Quindi la quinta B turistica è quella che perde meno punti degli altri. Ai ai ai, in inglese vi facevo un po' più preparati. Vabbè. Chi introdusse il suffragio universale in Italia? Secondo voi De Pretis, Crispi, Giolitti, cioè, Napolitano, Salandra. Allora, il suffragio universale in Italia, ragazzi del Fazzini, che so essere preparatissimi, è stato Giolitti. Sono quattro le quinte che riescono su sei, la più veloce, la quinta B Geometry. Alessandro, bene bene. Prossima domanda e siamo alla quinta. La domanda che riguarda la donazione del sangue insieme all'Avis. Vediamo un po' che cosa domandano voi. Quanto dura secondo voi mediamente una donazione di sangue intero? Se siete stati attenti prima, sarete velocissimi. Vado con le risposte. 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti o 60 minuti. È un piacere vedervi, ragazzi, siete stati sicuramente bravissimi. 15 minuti, bravi, bravi, bravi. Siete stati molto attenti. Pulsantiera più veloce, quella della quinta ASA. Bene, domanda numero 6. Allora, anche per voi a casa sembra facile questa, probabilmente non lo è. Vediamo un po' questi visi sorridenti. Quale papa impose ai cattolici non expedit nel 1874? Vado con le possibili risposte. Leone XIII, Pio IX,
Pio decimo, Pio sedicesimo, Benedetto quindicesimo. Allora, il Papa che impose ai cattolici fu Pio nono, 4 su 6, complimenti. Sorridono un po' anche i professori, bene così, quinta bituristica. No, 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 no. E ce la diamo alla prossima. Una domanda che riguarda la raccolta differenziata. La domanda recita: che cos'è lo spappolatore? Allora, un tritacarne professionale, una macchina che riduce il vetro in poltiglia, uno studente che rompe, una macchina che riduce la carta in poltiglia, facciamo passare questa informazione, il soprannome di Tyson. Allora, vediamo un po' se siete preparati. Lo spappolatore è un particolare attrezzo che si trova alla Comieco. La Comieco si occupa di? Allora, il vetro lo fa la Coreve, che è... e quindi non è, quindi è carta, per cui è una macchina che riduce la carta in poltiglia. Bravissimi. Lo spappolatore fa vincere un sacco di punti alla Quintasa. E noi intanto abbiamo un'altra domanda. Letteratura. Sgranate gli occhi. L'orientamento politico del giovane Pascoli è monarchico, è socialista, è nazionalista, è liberale o risposta numero 5 è anarchico? Questa è tosta, eh? Potevano essere più gentili i professori. L'orientamento politico è socialista! Bene, vedo ancora una volta la Quintasa, no, Quinta Geometri! Che recupera, benissimo. Facciamo la prossima domanda. Domanda di educazione finanziaria, fin troppo facile. Ta-da-da. Cosa sarà mai il PIL? Prodotto, investimento e lavoro, prodotto interno lordo, produzione italiana lorda, produzione internazionale lorda, oppure risposta 5, prodotto interno largo. Ho dato pure troppo tempo, dai. Voglio un 6 su 6, e così è, prodotto interno lordo. Troppo facile. Pronti per rispondere? Pamela ha il doppio degli anni che Damiano aveva 2 anni fa. Se Damiano oggi ha 21 anni, quanti anni ha Pamela? Vado! Se secondo voi 19 schiacciate 1, se pensate che sia 21 schiacciate 2, se pensate che sia 31 schiacciate 3, se pensate che sia 38 schiacciate 4, se pensate che sia 39 schiacciate 5. Angie! Allora, che cosa avete risposto voi del quinto A turistico? Allora, noi abbiamo risposto la 4. 38, perché? Perché raga? il doppio degli anni, abbiamo fatto un po' di calcoli. Ecco, come avete fatto i calcoli? No, perché a casa lo vogliono sapere. 21 per... per meno 2, mi hanno risposto. 21 per meno 2. 21 meno 2 fa 19. 19 per 2, 38. Ma bellissimo, brava, brava, rapida, raga. Però è così, è così. È così. 2 anni fa aveva il doppio. Bella, Angie, ti puoi sedere, complimenti. Quindi hanno risposto esattamente qualcuno. Non ha... tutti 38, bravi, 6 su 6. Vi faccio i miei complimenti. Pulsantiera più veloce, quella della quinta A turistico. Attenzione, prossima domanda. Domanda, professori diabolici. Se una funzione ha derivata costante in ogni punto, allora è nulla, costante, lineare, esponenziale, oppure la risposta non c'è, quindi nessuna delle precedenti affermazioni. Vediamo il Fazzini come ha risposto. È lineare, riescono in 2 astenuti, la quinta migliore, la C-Geometri. Ce ne andiamo con la prossima. Una domanda di italiano. Vediamo un po', chi è l'autore della ginestra? Beh, fin troppo facile. Foscolo, schiacciate 1. Leopardi, schiacciate 2. Quasimodo, schiacciate 3. Giovanni Floris, forse per il cognome. 4, Montale 5, la risposta esatta era Leopardi.
6 su 6, batte il cuore letterario marchigiano, pulsantina più veloce, quinta C Geometri. Bravissimi. Bravissimi. Prossima domanda. Una domanda di inglese, questa ce l'hanno preparata i ragazzi della New Beetle. Attenzione, I'm really interested. Lì bisogna che ci mettiamo qualcosa. Art and architecture. In hat. Off. Oppure risposta numero 4, about. O risposta numero 5, with. Divertente anche per quelli a casa, Vediamo un po' come hanno risposto i ragazzi del quinto. È in art and architecture, 6 su 6. Abbiamo recuperato, prima l'avevamo sbagliata completamente. Pulsantiera più veloce, quinta asa ancora. E intanto noi ci facciamo un'altra domanda. Sembra una domanda facilissima, probabilmente non lo è, forse a trabocchetto. Leggiamola insieme. Se digito il prefisso 099, secondo voi sto chiamando a Palermo, sto chiamando a Bologna, sto chiamando a Taranto, sto chiamando a Trieste o sto chiamando ad Ascoli Piceno? Fatto salvo che 0736 è il vostro, è Taranto, 5 astenuti e una sola la quinta che riesce in questa, della quinta bituristica. Una domanda fatta dai vostri professori che ha scelto la testata giornalistica al Corriere Adriatico, leggiamola. Che cos'è lo Zibaldone? Una raccolta di liriche, 2 un poemetto, 3 un insieme di riflessioni, 4 una raccolta di lettere, non mi schiacciate, 5 che vi suono come un tamburo, il gran ballo di carnevale. La risposta esatta era un insieme di riflessioni, 6 su 6. Devo dire che in italiano siete piuttosto bravi, Prossima domanda. Per chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro e quindi non proseguire negli studi, la CNA vi domanda: che titolo di studio secondo voi dovete avere obbligatoriamente per avviare un'attività artigiana? Se uno vuole entrare nel mondo del lavoro, nessuno, o forse serve almeno la licenza elementare o la licenza media inferiore o superiore, risposta numero 4, o addirittura per entrare nel mondo del lavoro ci vuole la laurea per aprire un'attività artigiana, ma chiaramente non ci vuole niente, non c'è requisito, non c'è requisito, la quinta A Geometri lo sa. Massimo, fate un applauso a Massimo della quinta A Geometri, che è l'unico che ha risposto esattamente. Perché avete risposto bene, Massimo? Perché ho un amico che ha un'attività e non c'ha nessun licenza. Io intanto ho indovinato. Bene. Grazie all'amico, vedi, la rete, fare sistema è importantissimo. Pensa di che cosa parlate voi. Ok, prossima domanda. Domanda di storia. Come andiamo a storia? La prima operazione militare della prima guerra mondiale quale fu? Austria su Serbia, Austria su Italia, Germania su Polonia, Germania su Belgio, Germania su Austria. Ho sentito un Germania su Austria. Qualcuno offre di più o cambia? E Austria su Serbia. Caramba. Vi facevo un po' più preparati. Pulsantina più veloce, quella della quinta B Geometri, e poi la quinta ASA e via di seguito tutti gli altri. Rapidi e veloci. Una curiosità, questa è una domanda divertente. In un matrimonio cattolico, chi infila per primo l'anello nel dito dell'altro? Se è l'uomo, schiacciate 1. Se è il testimone di lei, 2. La donna, 3. Il parroco, 4. O indifferente? indifferente no, una procedura c'è, ma è chiaramente l'uomo! Hanno sbagliato i 2! Gente che non si sposerà mai qui! Quinta turistica! La quinta turistica, tutte donne sanno perfettamente, perché sono un po' più valide dei maschi. Vediamoci la prossima. Questa, ragazzi, sembrerebbe difficile, preparata dal vostro corpo docente. Se la retta R diviso X uguale a 4 è un asintoto verticale, allora F per X e R hanno 2 punti di intersezione.
hanno un solo punto di intersezione. Hanno tre punti di intersezione, non hanno punti di intersezione, oppure in queste quattro risposte non c'è la risposta esatta. E allora schiacciate 5. Vediamo i ragazzi del Fazzini di Grotta Mare se sono bravi oppure no. La risposta esatta era la numero 4. Hanno 0 punti di intersezione. Caporetto totale. Dobbiamo ripassare lì, Quinta C geometri e quinta A geometri. I geometri si sono astenuti. Stanno dalla parte del formaggio e guadagnano un po' di punti rispetto agli altri che appunto ne hanno persi. Domanda di storia dove prima siete stati bravissimi. In che anno avvenne la marcia su Roma? 1922, vediamolo insieme, 1888, 1944, 1917, 1938. La marcia su Roma avvenne nel 1922, solo in tre. Ai 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 ai. Siamo alle ultime 5 domande, ragazzi, adesso non vi faccio vedere i risultati parziali per rendere più interessante la classifica finale. Domanda numero 21, domanda di inglese. Choose the right sentence. Troviamola, quella giusta. He has worked since a week. He works since a week. La risposta numero 3 dice he has been working for a week. La 4 è he is working since a week. E la quinta è he has been working for a week. Esperti d'inglese, vi stanno guardando i ragazzi della New Beetle. Era he has been working for a week. Ci possiamo andare allora per una bellissima settimana. Bene bene. Domanda dell'Università di San Marino. Siete stati attenti? In quale anno è stata costituita l'Università di San Marino? 1935, 2001, 1986, 1985, 2005. Ha 29 anni, destinata al trentesimo, quindi è del 1985. Ci avete seguito con particolare attenzione ed interesse, almeno 4 su 6. Attenzione alla prossima domanda. Può essere pericolosa, l'hanno preparata i vostri professori. Dove e quando nasce il naturalismo? Germania 1825, Inghilterra 1855, Francia 1865, Italia 1878, Francia 1880. Risposta esatta, Francia 1865, 5 su 6, bene, 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 bene. Ha sbagliato la quinta C geometri sicuramente. Il montone è il maschio della cerva, della scrofa, C della capra, D della pecora, 5 della mucca, della... pecora! le Marche sono una regione di grande tradizione. Allora, vediamo un po'. Ultima domanda, fatevi un applauso, questa vale doppio. Arriva! Fazzini pronto, l'ultima domanda vale il doppio dei punti. Siate rapidi, veloci, in bocca al lupo. La domanda è la seguente. Quale fu il più famoso dei poeti maledetti francesi? Rousseau. Michel Platini, Charles Baudelaire, Nietzsche o Émile Zola? La risposta esatta è grande poeta maledetto, ragazzi, ma Baudelaire, il doppio dei punti. Andiamoci a vedere la classifica finale. In piedi Matteo, Laura, Giacomo, Massimo, Alessandro e Angie, i nostri 6 team leader. Un applauso va. Si siede perché non va in finale la quinta C geometri. Ciao Matteo, niente da fare. 3029 punti, ma non basta. Si siede perché non va in finale la quinta B geometri. Ciao Alessandro. Si siede perché non va in finale la quinta B turistico. Ciao Laura.
non rappresenterà il Fazzini alla finale regionale Banca Marche, la quinta geometri. Allora, ne abbiamo due, quinta Asa e la quinta a Turistico. È arrivato il momento di vedere e scoprire insieme quale sarà la quinta che rappresenterà l'Istituto Fazzini alla finalissima regionale a Banca Marche, e ci auguriamo poi anche alla finalissima nazionale tra la quinta a Turistico e la quinta Asa. Il vincitore è quinta a Asa! È tutto dal Fazzini di Grotta a Mare, ci rivediamo domani per un'altra puntata di High School Game. Ciao, un bel applauso ragazzi, a domani!